Grazie Luisa, buon pomeriggio a tutti, spero che si senta. Ho accompagnato la presentazione con un semplicissimo PowerPoint per poter distribuire un po' meglio, ho cercato di organizzare questo intervento in punti elenco, diciamo, in elenco importanti. Dunque, la parte sociologica della ricerca ha adottato una prospettiva nazionale con l'obiettivo di mettere in luce alcuni dei processi trasformativi che sono stati innescati, che hanno avuto luogo nel corso della mobilitazione stessa. Lo abbiamo già ripetuto più volte, si è trattato di una mobilitazione senza precedenti per quantità delle persone coinvolte e anche per il fatto che si interveniva in un contesto all'estero e in un contesto di conflitto. Quindi di fronte a tutte queste novità, l'intervento della società civile si è trovato a doversi adattare a queste condizioni nuove e proprio spinto da queste si sono messi in moto numerosi processi trasformativi dei quali cercherò di illustrare alcuni in questo intervento. Prima di entrare nel vivo, abbiamo quindi pensato di utilizzare una categoria elaborata
primo punto, un basso livello di identificazione collettiva, che nel caso della comunicazione verso la Jugoslavia non solo è stato basso, ma anche parziale, nel senso che è stata solo una parte di chi prendeva parte della mobilitazione, mentre altri hanno continuato ad agire in quasi totale autonomia. Un secondo punto è l'esistenza di un denso network di relazioni, e questo credo sia già stato illustrato bene dall'intervento di Marco, già in caso Trentino ci dimostra come effettivamente ci fosse una rete di relazioni molto, molto strutturata, molto capillare, non solo in Trentino ma anche nella solitaria. Questo denso network di relazioni è fatto su sostanze molto spesso in fenomeni di sottocoalizioni, che per la vita sia a livello nazionale, si è già menzionato il CS, e allo stesso tempo si possono considerare come sottocoalizione anche tutti quei comitati sorti a livello locale, quindi comitati provinciali, regionali, ma anche comitati tematici, che appunto hanno una doppia funzione: da una parte quella di fornire sostegno e aiuto concreto a ciascuno dei gruppi che prendono parte per realizzare l'obiettivo della propria mobilitazione, quindi portare aiuto umanitario oltre il confine oppure accogliere sul territorio italiano i profughi provenienti dall'ex Jugoslavia, ma oltre a questa funzione, queste sottocoalizioni ne sono anche un'altra che è altrettanto importante, secondo me, che è quella di rappresentare in qualche modo tutti i gruppi che vi partecipano di fronte alle autorità. Il CS, ad esempio, siede al tavolo di coordinamento per gli aiuti all'ex Jugoslavia, e in questo senso c'è una prima importantissima esperienza di contatto di negoziazione fra la società civile, che trova una propria rappresentanza di CS, e il ministero del tavolo di coordinamento, che è ancora un primo grande esperimento di coordinamento tra le parti sociali. Il terzo punto che caratterizza le coalizioni consensuali è appunto il prevalere di un aspetto consensuale rispetto a quello che è il tratto invece tipicamente associato ai movimenti sociali, che è il tratto conflittuale della protesta. Questa protesta ha avuto un ruolo minoritario rispetto alla dimensione proattiva durante la mobilitazione verso la Jugoslavia, perché i volontari considerassero spesso l'azione come strumento di protesta, quindi la consegna di aiuti non era solo finalizzata a rispondere a un bisogno, ma era anche in qualche modo considerata da molti un atto di denuncia verso il fatto che nessun altro avesse provveduto quel bisogno, o che comunque non si stesse facendo nulla per fermare il conflitto. Quindi una dimensione proattiva che prevale, ma che non rinuncia, non si priva comunque di una parte di protesta, quindi di un significato di protesta. Sempre per rimanere su questo terzo punto, non c'è nella mobilitazione verso la Jugoslavia l'individuazione condivisa dalla maggior parte dei gruppi che prendono parte alla mobilitazione di una responsabilità, ovvero in maniera diversa. Molti dei gruppi che si attivano durante il decennio in cui ci stiamo occupando individuano responsabilità differenti, quindi ci sono gruppi che dall'inizio decidono di appoggiare un determinato gruppo etnico, quindi di portare aiuti a questo determinato gruppo, puntando quindi il dito e riconoscendo come antagonisti gli altri gruppi etnici, ma c'è anche invece chi, ed è una parte molto interessante, cerca di andare oltre questa visione tradizionale, questa tradizionale attribuzione dei concetti di nemico e alleato, e punta invece dito verso le responsabilità della comunità internazionale. Proprio questa componente che appunto cerca di non prendere le parti di uno dei contendenti, poi si svilupperanno la maggior parte delle attività della diplomazia popolare. Io ho esaurito qui il primo punto e spero di aver chiarito quali sono i fatti che consideriamo più significativi per la mobilitazione. Grazie Roberta. Il secondo punto di questo intervento, che è anche la parte centrale, diciamo, si focalizza sulle attività svolte dai volontari, cerca di individuarne le caratteristiche fondamentali e di vedere come queste abbiano contribuito in qualche modo a innescare il processo trasformativo a cui mi accennavo all'inizio dell'intervento. Si possono individuare due macro categorie di attività, quindi di volontari, da una parte la solidarietà concreta e dall'altra la diplomazia popolare. Sono due categorie assolutamente non escludenti, ma anzi in qualche modo è proprio nel fatto che queste due categorie d'azioni hanno come tratto comune
l'enfasi sulla dimensione pratica, sull'orientamento e la presenza diretta oltre il confine, proprio nel favorire un incontro fra, diciamo, quello che sto cercando di dire è che rispetto a comunicazioni precedenti in cui c'era una posizione netta tra protesta o azione proattiva e mi sembravano irriconciliabili la dimensione della relazione con quella della valutazione politica, in questa mobilitazione in qualche modo questi due estremi si riconciliano proprio nella sovrapposizione su molti punti di vista di queste due categorie di relazione, solidarietà concreta e diplomazia popolare. Nel corso della mobilitazione, significa una profonda relazione tra queste due posizioni. L'azione solidale che è cominciata come azione solidale nel senso che intendeva semplicemente portare aiuto umanitario oltre confine, si arricchisce di valutazioni di tipo politico e in parallelo anche prese di posizione che nascono come puramente politiche poi vanno a concretizzarsi in interventi diretti. Dunque, l'enfasi sull'intervento diretto e concreto è il punto d'unione tra questi due ambiti d'azione. Proprio questa enfasi sull'intervento diretto, a mio avviso, è una delle cause, uno dei fattori che promuovono le trasformazioni che sono tutte elencate dentro di me e che si sostanziano fondamentalmente in quattro punti. Primo punto riguarda il fatto che la solidarietà concreta faciliti in maniera determinante il coinvolgimento di gruppi e di singoli. Anche chi non sarebbe stato pronto a coinvolgersi su questioni più ideologiche o comunque con una componente meno pragmatica, in realtà invece si rende disponibile a prendere parte a questa mobilitazione. Il secondo punto riguarda mutamenti in ambito valoriale, ovvero di nuovo di fronte al carattere inedito del conflitto in corso, le vecchie categorie interpretative in qualche modo si dimostrano presto poco valide. Si impone d'altra parte la necessità di mettere da parte il pacifismo tifoso di cui aveva parlato Alexander Langer, a vantaggio invece della concretezza e solidarietà e pacifismo concreti. Come accennavo prima Luigi, già nel 1991 c'è una prima marcia di pacifisti che non manifestano sul territorio italiano, nelle piazze italiane, ma attraversano il confine e cercano una modalità d'azione che è veramente diversa rispetto a quanto è stato fino a quel momento. È un dato di fatto che queste nuove modalità d'azione vengono capite solo con ritardo dal resto della società italiana e anche dai media che in qualche modo danno spazio a polemiche relative a dove sono i pacifisti. Non si vedono più nelle piazze italiane e questo è un cambio di orientamento sicuramente significativo e innescato in qualche modo proprio dalle complessità del conflitto dal quale i volontari hanno intervenire. Il terzo punto in cui si verifica una sorta di mutamento importato di nuovo e condizionato dall'enfasi posta sull'intervento diretto è quello che avviene in ambito operativo e qui di nuovo proprio il carattere inedito del conflitto spinge i volontari a sperimentare forme di attività nuove, come ricorda una delle interessate, perché il dottore inventare come fare solidarietà, e dunque si sperimentano molte pratiche nuove. Si sperimentano repertori d'azione inediti che concorrono in parte alla definizione di uno specifico caratteristico modus operandi che si caratterizza come intervento dal basso. È una definizione in qualche modo per contrasto, in alternativa alle modalità di intervento degli attori istituzionali. L'azione secondo pratica alternativa è percepita dai volontari come tratto distintivo e qualificante del proprio intervento, l'essere riusciti a raggiungere luoghi altrimenti ignorati dai relatori, la capacità di stabilire relazioni empatiche con i beneficiari dell'aiuto umanitario, così come la capacità di essere trasparenti rispetto ai fattori della società civile italiana che contribuisce alle raccolte di aiuti, alle raccolte fondi. Tutte queste caratteristiche, non elencate solo alcune, costituiscono un po' il tratto distintivo di una parte della mobilitazione effettivamente si riconosce in questo modo superando l'alternativo. Dunque questi repertori d'azione, sviluppati nell'ambito dell'intervento civile, contribuiscono in maniera significativa all'autoidentificazione di almeno una parte dei volontari. Come accennato sopra, si tratta però di un criterio di identificazione più basato sul modo di operare che non
sulle vendite identitarie in senso stretto. Quindi una volta che non termina l'azione è legittimo aspettarsi che anche l'identificazione ceda il passo. Ultimo punto su cui è interessante rilevare un cambiamento, una trasformazione riguardo ai modelli organizzativi. Già accennato prima, i CS, i vari contatti locali sorgono in qualche modo proprio dalla necessità di continuare una voglia di fare, una voglia di agire, di raccogliere, di portare, di accogliere e di far stare bene le persone che si accolgono. E quindi proprio questo, da questa importanza attribuita all'impegno diretto concreto, discende anche la necessità di coordinarsi, di permettere di rendersi in grado di essere efficaci nel loro intervento. Finora ho elencato alcuni tratti positivi, a mio avviso, delle trasformazioni intervenute durante la mobilitazione, ci sono anche dei punti critici. Alcuni sono stati menzionati velocemente in precedenza da Luisa, ma non vorrei riprendere molto sinteticamente tutto di essere per molto tempo. Un primo punto, questi sono spunti critici che derivano proprio da un'enfasi molto forte posta sull'intervento diretto, l'importanza di esserci fisicamente. Un po' rovescio in realtà, diciamo, che deriva da questo approccio è il fatto che molto spesso l'importanza di esserci prevale rispetto a valutazioni relative alle esperienze dei volontari, alla criticità dell'intervento e alla difficoltà di dialogo con i beneficiari. Tutte queste cautele, queste constatazioni sono presenti e emergono dalle interviste che sono state realizzate, ma vengono in qualche modo oscurate, passano in secondo piano di fronte all'orgoglio di esserci stati, di aver fatto quanto si poteva fare. Il secondo punto è il fatto che, come detto, la concretezza dell'intervento funziona sì come catalizzatore di impegno, ma coerentemente, una volta raggiunta la fine dell'emergenza esaurita, se la sfida dall'azione, si rende molto più difficile sostenere la partecipazione alle reti che si sono create. Cito brevemente un estratto da un'intervista in cui la testimone dice: nel momento in cui abbiamo trasformato la nostra attività da un evento concreto e pratico a qualcosa che riguardava anche la riflessione su noi stessi, le persone, non tanti, tanti non erano più interessati, si sono stancati. Quindi questo è sicuramente un punto critico. E terzo, ma non molto per importanza, è il fatto che la mobilitazione si sia comunque dovuta scontrare con l'accelerazione riguardanti questioni di stampo più ideologico, che coinvolgono i giudizi di valore. Nel caso, per esempio, della quarta spaccatura all'interno della mobilitazione sull'efficacia delle azioni di interposizione, soprattutto quelle che avevano una forte dimensione utopica, quindi il tentativo di far corso tra le parti in guerra per interrompere il conflitto, viene criticato molto duramente da una parte della mobilitazione, e questo è un giudizio basato su una forte componente valoriale, e quanto tale vediamo come comunque questa dimensione ritorni a prescindere dall'enfasi che si è voluta porre sull'intervento concreto. Altra questione che ha portato a spaccatura è di nuovo l'appoggio, l'opportunità di appoggiare o meno l'intervento armato, meno forse con l'intervento NATO in fase del fenomeno del 95. Molto di più, uno scontro molto più acceso c'è stato invece nel 99. E in qualche modo ho messo in crisi alleanze pratiche che si erano create negli anni precedenti. Passerei velocemente al terzo e ultimo punto, perché non è molto tempo, che riprende una questione già trattata e in maniera approfondita da Marco Abram. Un'altra caratteristica distintiva della mobilitazione è il fortissimo radicamento del territorio italiano. La mobilitazione si appoggia e si nutre dell'attività dei comitati creati ad hoc, spesso non ramificati, ma anche di strutture preesistenti come parrocchie, scuole, eccetera. Coerentemente, anche dai volontari interessati a questa ricerca, emerge più che un'identificazione in ambito nazionale e europeo, un forte radicamento della propria comunità, riconoscendo che la comunità di provenienza abbia svolto un ruolo imprescindibile per sostenere e alimentare la mobilitazione. A livello locale anche i singoli trovano lo spazio per diventare protagonisti, in qualche modo diventare a loro volta i nodi di una rete molto più estesa. Si può parlare quindi in qualche modo di una mobilitazione decentrata, in cui le realtà locali svolgono e si vedono riconosciuto un ruolo fondamentale. Questa esperienza di attraversamento dei confini non è comunque frutto di una deterritorializzazione, ma al contrario parte proprio e prende spunto da reti sul territorio di provenienza. Questo è in linea con
alcune teorie formulate anche dalle studi transnazionali, che vedono proprio nel locale la dimensione imprescindibile per l'apertura e lo slancio sul piano transnazionale. Una formulazione che mi preme ricordare è quella di Sidney Talon, che ha parlato di cosmopolitismo radicato, ovvero non è possibile pensare di impegnarsi, di trascendere i confini del proprio stato di nazione senza poter contare sull'appoggio, il supporto, le risorse, le esperienze che sono reperibili solo in una dimensione di reti locali, di situazioni locali. Questo mi ha anche consegnato per l'ultimissima battuta conclusiva. Come accennavo prima, questa forte frustrazione in qualche modo facilita il coinvolgimento, ma poi si dimostra di avere anche un'altra faccia meno positiva, perché nel momento in cui viene meno l'emergenza, la sperazione, si sparano anche molte delle reti costruite. Quello che certamente rimane sono i legami che si sono costruiti tra i vari territori, quindi una determinata località italiana che ha stretto, relazioni con una comunità oggi dell'Adriatico. Questo è dato che rimane e questo rinforza quello che